Brevissimamente presento le persone che sono alle mie spalle, il dottor Vincenzo Maria Di Maro, che è il dirigente della divisione che si occupa di vigilanza sulle società cooperative, la dottoressa Margherita Di Lorenzo, funzionario coordinatore della stessa divisione. Noi vi ringraziamo per questa audizione e vorrei subito precisare che ovviamente le nostre osservazioni sono di carattere eminentemente tecnico sull'articolato presente nelle due proposte di legge, valutazioni tecniche che derivano dalla nostra esperienza di vigilanza sulle imprese cooperative. Sicuramente è condivisibile l'intento che si vuole perseguire con le proposte di legge, in particolare allestire strumenti preventivi che riescano a porre un freno ai fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, agli appalti illeciti e alla somministrazione abusiva di manodopera. Dobbiamo però subito dire che la nostra esperienza di vigilanza sul sistema delle imprese cooperative ci rende un po' dubbiosi sull'efficacia di norme che siano esclusivamente indirizzate al settore cooperativo. Questo anche perché nella nostra esperienza abbiamo accertato ormai la trasversalità delle pratiche illecite in materia societaria e di mercato della manodopera. Trasversalità significa che vengono poste in atto da diciamo, forme societarie non solo di tipo cooperativo, ma anche ad esempio da SRL. Soprattutto riteniamo, a nostro avviso, che l'attuale sistema di disposizioni sia adeguato, mentre non adeguati sono, a nostro avviso, le risorse stanziate per le attività di vigilanza ed alcuni strumenti a loro supporto. Nei documenti che ho inviato poco fa alla Commissione ho allegato anche una nota tecnica che avevamo veicolato tramite l'onorevole Barzotti su sua richiesta alla vostra Commissione. Appunto, noi nel documento abbiamo cercato di riepilogare un po' la nostra esperienza di vigilanza dal 2015 ad oggi, svolta anche attraverso programmi specifici, ad esempio sulle cooperative di produzione del lavoro, con particolare riferimento a quelle di pulizia e della logistica. Nel documento si evidenziano i risultati di questa attività di vigilanza che a nostro avviso funziona. Certo, l'attività risente di criticità sia diciamo, di tipo genetico, ovvero noi siamo competenti solo per accertare, prevalentemente per gli accertamenti sulla mutualità all'interno delle cooperative, ma anche per altro elemento critico è certamente quello delle risorse disponibili. Tuttavia, un dato secondo noi emerge con chiarezza dall'attività ispettiva e di vigilanza che abbiamo condotto, e cioè come le patologie ricorrenti in tutte le imprese cooperative poi sanzionate trovino la loro sintesi nella totale assenza di mutualità, nella scarsa o nulla partecipazione dei soci alla vita sociale, sino alla totale inconsapevolezza di essere soci di una impresa cooperativa. Ebbene, quindi la verifica della mutualità oggetto della nostra vigilanza fa emergere, a nostro avviso, con chiarezza anche tutte le altre irregolarità specificatamente oggetto delle proposte di legge in esame, per cui secondo noi non sarebbe necessario, per esempio, scindere il rapporto di lavoro da quello associativo per prevenire e reprimere i fenomeni di sfruttamento e distorsione del mercato del lavoro, quanto piuttosto potenziare l'attività di vigilanza cooperativa, proprio perché accertando la mutualità, noi abbiamo di fatto intercettato tutte quelle cooperative che ponevano in essere condotte illecite anche per quanto riguardava, la somministrazione di manodopera o i soci lavoratori. Gli strumenti, vado velocissimo, dato il tempo a disposizione, diciamo i modi per potenziare l'attività di vigilanza ci sono. Dovremmo per esempio avere a disposizione tutte le risorse che le cooperative pagano per l'attività di vigilanza, che invece ci vengono riassegnate solo in parte dal MEF. Con queste risorse potremmo anche costituire un corpo professionalizzato di ispettori, dato che oggi le revisioni e le ispezioni vengono realizzate dal personale dipendente del MISE e di altre amministrazioni convenzionate al di fuori del loro orario di lavoro, quindi con una sorta di part-time che non è certo efficientissimo. Si potrebbe pensare a norme di legge che impongano alle altre autorità di vigilanza un'effettiva sinergia con noi,
Sarebbe per noi, per esempio, utilissimo attingere alle banche dati INPS o anche prevedere proprio l'obbligo di accertamenti e ispezioni congiunte laddove vi siano gli elementi con le altre forze di polizia, cosa ad oggi assolutamente non possibile. Venendo poi rapidamente all'articolato, dopo aver fatto, diciamo, questa premessa per noi un po' di contesto. Diciamo, gli articoli di precipuo interesse per noi, per la nostra mission istituzionale, sono dall'1 al 7 della proposta di legge Costanzo. Le altre norme, la proposta di legge Ascari, andando ad incidere sulla disciplina degli appalti, non rientrano nella nostra missione istituzionale e quindi ci siamo limitati solo a brevi cenni nel documento. Riguardo i primi 7 articoli della legge Costanzo, se, secondo noi due punti andrebbero valutati con attenzione, e cioè l'inversione della prevalenza del vincolo associativo su quello di lavoro e l'abrogazione del regolamento interno di cui la legge 142. Entrambi questi istituti, cioè la prevalenza del rapporto mutualistico su quello di lavoro e il regolamento interno, secondo noi derivano direttamente da specificità del vincolo associativo cooperativo e riteniamo questi istituti come un traguardo raggiunto nell'evoluzione della disciplina di settore. Quindi, secondo noi, intaccare questi due capisaldi potrebbe da un lato snaturare l'istituto stesso della forma cooperativa, dall'altro avere degli effetti distorsivi. Con una breve carrellata che trovate poi diciamo, nel documento, per esempio, diciamo, in merito all'articolo 1, reintrodurre, diciamo, la distinzione del rapporto di lavoro appare appunto per noi una forte inversione di tendenza che rischia di svuotare la cooperativa di gran parte della propria essenza. Inoltre, vediamo come critica anche la marginalizzazione del ricorso al lavoro autonomo, presente, per esempio, largamente in alcune cooperative come quelle dei giornalisti, e comunque la norma non avrebbe un effetto innovativo, concreto, poiché sulla corretta instaurazione dei rapporti di lavoro già vigila con efficacia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Venendo all'articolo 2, l'applicazione integrale della legge 300 del 70, compreso l'articolo 18, anche nel caso in cui con il rapporto di lavoro venga a cessare il rapporto associativo e quindi l'attribuzione al giudice del lavoro della competenza, secondo noi rischia di produrre in alcuni casi il paradosso di una obbligatoria reintegra nel ruolo di lavoratore, non socio del lavoratore licenziato, ma licenziato magari perché escluso per violazione delle regole societarie o che sia receduto volontariamente per disinteresse al perseguimento degli scopi societari. Inoltre, secondo noi, ci potrebbe essere con questa innovazione un pericoloso utilizzo distorto dello status di socio, ovvero una volta ottenuta l'instaurazione del rapporto di lavoro, il socio potrebbe esercitare il recesso per esonerarsi, quindi strumentalmente per esonerarsi dagli obblighi conseguenti alla partecipazione societaria. Venendo all'articolo 3, possiamo osservare che già l'articolo 2516 del Codice Civile impone agli amministratori di operare secondo principi di parità di trattamento, quindi diciamo, con riferimento alla proposta di introduzione di una lettera B al comma 1, articolo 3 della 142, noi abbiamo qualche dubbio, anche perché oggi vigiliamo attentamente su questo aspetto, irrogando sanzioni anche importanti, quali lo scioglimento per atto d'autorità. Per l'articolo 4 ho già detto del nostro favore per il mantenimento della prevalenza del vincolo associativo su quello di lavoro. E quindi ho già detto diciamo, dei nostri perplessità in merito all'abrogazione del regolamento interno. Su questo, secondo noi, si rischia di depauperare in maniera forte la peculiare caratteristica dell'autogestione e corresponsabilità dei soci della cooperativa. E potrebbe invece essere opportuno, in alternativa alla cancellazione di questo istituto, prevederne l'obbligatorietà del deposito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e presso il Ministero dello Sviluppo Economico per una valutazione preventiva. Sull'articolo 5 la modifica, secondo, a nostro avviso, non è particolarmente influente perché noi, come amministrazione vigilante sulle cooperative, già procediamo
a seguito di esposti denunce dei soci lavoratori, addirittura quando tali esposti o denunce sono anonime, se ovviamente li riteniamo fondati. Sull'articolo 6 dobbiamo osservare che i nostri provvedimenti sanzionatori sono non sanzioni amministrative, ma sono provvedimenti amministrativi con effetti sanzionatori. Quindi provvedimenti che seguono le leggi, diciamo, le norme della 241, che prevedono anche il contraddittorio con la cooperativa interessata. Quindi non, diciamo, il procedimento sarebbe svuotato se ci fosse già un contenuto predeterminato. E riteniamo inoltre che sia necessario mantenere una seppur limitata discrezionalità per l'amministrazione. Quindi la sostituzione del può adottare con deve adottare, anche qui, diciamo, esprimiamo alcune osservazioni critiche. Concludo sulla falsità ideologica in atti delle società cooperative. Si tratta di una fattispecie che di fatto già viene perseguita con le norme attuali, e inoltre prevederla solo per le imprese cooperative appare a nostro avviso discriminatorio. Ho concluso, grazie. Grazie, dottor Scarponi. Chiedo ora ai colleghi deputati se intendono intervenire. Prego, onorevole Costanzo. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il direttore e anche i dirigenti funzionari che erano presenti all'audizione. Io ovviamente chiedo se poi c'è la possibilità di avere in maniera dettagliata la memoria, se è già stata inviata, perché rilevo sia comunque molto interessante, soprattutto vista l'analisi che è stata fatta sia sul testo di legge in questione e sia riguardo appunto all'attività di vigilanza che ovviamente la direzione svolge. E mi chiedevo appunto, visto che sono sorti un po' di dubbi sull'efficacia di alcuni articoli della stessa proposta di legge, in particolare le richieste che poi sono state fatte, se ho capito bene, riguardano soprattutto la mancanza di risorse adeguate che vengono stanziate ad oggi per l'attività di vigilanza. E quindi una di queste richieste riguardava poi che le risorse che il MEF potesse rimetterle poi a disposizione appunto della stessa direzione per poter perpetuare e rendere ancora più capillare l'attività di vigilanza, anche con un corpo professionalizzato, magari ad hoc. Un'altra questione riguardava poi la questione dell'obbligo del deposito presso l'Istituto Nazionale del Lavoro per verificare in via preventiva il rapporto mutualistico. Ecco, allora la mia domanda riguarda preventivamente quali sono, oltre a questi, altri strumenti che si possono inserire per rendere più incisiva l'attività di vigilanza, ma soprattutto per verificare se questi strumenti che avete, per esempio, citato e proposto, siano necessari realizzare o attraverso, delle proposte di legge, quindi il Parlamento che deve attivarsi attraverso le sue funzioni legislative, o invece potenziando semplicemente delle risorse, stanziando delle risorse e poi all'interno della direzione si può già potenziare non solo l'attività di vigilanza, ma soprattutto garantire la mutualità di queste realtà cooperative. Grazie. Grazie onorevole, non so se ci sono tra i colleghi collegati, colleghi che intendono intervenire, non ho indicazioni in questo senso. Prego, dottor Scarponi, se vuole magari replicare brevemente. Grazie tante, ringrazio l'onorevole Costanzo, ha colto perfettamente il senso, diciamo, del mio e del nostro intervento. Anzitutto voglio rassicurare che seppur poco prima dell'audizione, perché ho dovuto fare i necessari passaggi con il vertice ministeriale, ho inviato alla segreteria della Commissione sia una relazione più dettagliata di quanto abbia detto io durante l'intervento sull'articolato, sia il documento che a luglio scorso avevamo veicolato alla Commissione su richiesta dell'onorevole Barzotti, che riepiloga le risultanze della nostra attività ispettiva, quindi è già nella disponibilità della Commissione. Risorse e corpo ispettori. Sì, no, una delle richieste che facciamo è proprio quella di
poter essere destinatari diretti delle risorse che sono sostanzialmente i quattrini versati dalle cooperative al bilancio dello Stato e che servono poi per finanziare l'attività di vigilanza. Qual è la differenza tra noi e le centrali cooperative, cioè le associazioni, Lega Coop, Confcooperative? Loro svolgono, come sapete, direttamente le revisioni sulle loro associate, mentre resta al Ministero solo l'eventuale attività ispettiva sulle associate, ma ovviamente le associazioni possono utilizzare il 100% dei fondi versati dalle loro associate e quindi ovviamente riescono a sostanzialmente revisionare la quasi totalità della loro platea associativa. Il Ministero invece no, nel senso che le risorse finiscono versate dalle cooperative finiscono al bilancio dello Stato per essere poi riassegnate dal MEF al nostro Ministero. La riassegnazione nel tempo ha seguito quantità diverse. Per esempio, ci sono stati anni in cui la riassegnazione è stata molto bassa. Nell'ultimo biennio è un po' salita, però non arriva mai al 100% delle risorse. Quindi noi inevitabilmente non riusciamo a revisionare tutte le cooperative non associate. Ovviamente non riusciamo a svolgere diciamo, nell'interezza l'attività revisionale, anche perché, come ho detto, noi disponiamo sì di 800 revisori circa, ma non sono funzionari che fanno questo di mestiere. Sono funzionari che lavorano in altri settori del Ministero o presso altre amministrazioni e che al di fuori dell'orario di servizio svolgono questa attività. Il nostro obiettivo sarebbe, quantomeno per le ispezioni straordinarie, costituire invece un ruolo ispettori, un corpo professionalizzato che possa fare solo questo per incrementare anche efficacia ed efficienza dell'attività ispettiva, ma anche per far questo ci vogliono delle risorse. L'ultimo punto, sul regolamento, certamente sarebbe necessaria una modifica, normativa, quindi, diciamo che già noi alcune cose riusciamo a farle, con, l'attività, diciamo con il quadro normativo attuale. Per fare delle cose in più, abbiamo bisogno di alcune modifiche, quali quella, per esempio, dell'obbligatorietà del regolamento, che presumibilmente dovrebbe essere addirittura di legge, oppure modifiche di tipo diverso come di livello regolamentare per la riassegnazione dei fondi. L'ultimissima domanda era se ci sono altre cose che possiamo fare. Non so se su questo il dottor Di Maro o la dottoressa Di Lorenzo, che diciamo seguono proprio da vicino questo settore, vogliono aggiungere brevissimamente, perché ho capito dall'ufficio di presidenza che i tempi sono contingentati, qualcosa o. Soltanto ringraziando per la possibilità di esprimere. Scusi, dottoressa, non la sentiamo bene, però se me lo consente, prima di darle la parola, darei la parola all'onorevole Lepri che ha chiesto di poter intervenire prima non riusciva a collegarsi, così poi dopo facciamo una replica unica di cui vi chiederei ovviamente un'estrema sintesi. Grazie. Sì, grazie Presidente, grazie Dottore. Volevo chiederle, parte forse già intervenuto su questo, però è meglio un approfondimento se può. Noi abbiamo, diciamo, lo spirito del disegno di legge che condividiamo, è chiaro su questo punto, fare in modo, insomma, che i soci lavoratori siano pienamente coinvolti nel disegno mutualistico della cooperativa e non vi siano invece comportamenti opportunistici dei titolari che in realtà utilizzano lo strumento cooperativo per interesse privato. Da questo punto di vista, i requisiti appunto mutualistici e la loro verifica attraverso l'attività di vigilanza sono fondamentali. Ora, ci sono alcune questioni che sicuramente balzano subito agli occhi e destano sospetto nel caso di queste cooperative cosiddette spurie, che sono ad esempio il fatto che l'assemblea viene convocata in luoghi diversi da quelli in cui si svolge in modo abituale l'attività lavorativa o in orari di lavoro dove i soci lavoratori non possono prendervi parte,
oppure si procede in seconda convocazione consentendo l'approvazione del bilancio con maggioranza semplice, o ancora si trascurano alcuni elementi di partecipazione che credo un'attività di vigilanza dovrebbe verificare, vanno anche oltre la sola partecipazione all'assemblea, peraltro decisiva. Quindi mi domando se nei verbali che voi acquisite vi sono queste osservazioni, che sono indicazioni, ma ce ne sono molte altre, insomma queste sono le più evidenti, e se di conseguenza queste evidenti anomalie rispetto, diciamo, ai principi mutualistici di partecipazione in cooperativa possono determinare dei provvedimenti che io riterrei necessari, ovvero, detto diversamente, se poiché queste incongruenze sono verificate ma non possono essere sanzionate fino al punto da, diciamo, procedere con l'avvio anche della contestazione della natura giuridica, se sia invece necessario, come penso, che vi sia una indicazione normativa più stringente perché questi comportamenti opportunistici possano essere evitati. Grazie. Grazie. Allora, dottor Scarponi, se vuole magari intervenire lei rispetto a quest'ultima riflessione del collega, e poi lasciare la parola alla collega che vedo pregandovi sempre di sintesi, mi scuso, ma i lavori dell'Aula ci hanno costretto a incastrare le audizioni. Grazie. Grazie Presidente. Io in 30 secondi, la risposta è sì, nel senso quello che ha evidenziato l'onorevole Lepri è proprio una delle principali questioni che andiamo a controllare in sede di revisione o di ispezione cooperativa, perché è un indice indiscusso di partecipazione o meno alla vita sociale, che è uno dei cardini delle cooperative. Per cui su questo aspetto siamo strutturati, gli strumenti sono adeguati, la sanzione è grave, perché se non c'è partecipazione alla vita sociale, se non c'è scambio mutualistico, la sanzione è lo scioglimento della società cooperativa. E anzi, le dirò di più: in questo periodo di emergenza coronavirus da più parti ci viene chiesta la possibilità di effettuare le revisioni e le ispezioni a distanza. Su questo, come direzione generale, noi abbiamo una posizione molto ferma in senso negativo, proprio perché alcuni aspetti di partecipazione alla vita sociale, quale può essere il momento assembleare, sono per noi essenziali, ed è essenziale andare a verificare questi aspetti in loco. Per cui su questo, diciamo, è un aspetto che è ben presidiato. E se Margherita, se puoi, previsti 30 secondi, così la presento. Grazie per la possibilità. Mi aggiungo alla considerazione dell'onorevole e del dottor Scarponi soltanto una breve riflessione su quello che si può fare in più. A nostro avviso, come tecnici, quindi derivanti dall'esperienza tecnica, è possibile migliorare gli strumenti che abbiamo solo a mezzo di una valorizzazione della tipicità della cooperazione a partire dal codice civile. Quindi le nostre proposte potrebbero essere interessanti laddove si incidesse su alcuni articoli del codice civile, che sebbene identifichino una normativa in un capo a sé, lasciano uno spazio troppo ampio di rinvio alla disciplina ordinaria per le società di capitali o le società a responsabilità limitata. Il senso della riflessione è quello che ha richiamato il dottor Scarponi, e cioè la cooperativa ha una sua peculiarità, è una forma giuridica a cui il codice, il legislatore del codice ha dedicato delle specifiche norme, e si possono approfondire alcuni aspetti, come per esempio quelli della partecipazione che citava l'onorevole, quindi della partecipazione alle assemblee, delle modalità di convocazione, di tutte le criticità rilevate giustamente, a mezzo di una maggiore incisività delle norme del codice, che purtroppo troppo spesso rinviano alla disciplina applicabile a tutte le altre imprese. Grazie. Grazie, la ringrazio. Chiedo ai colleghi se hanno ulteriori
domande o riflessioni? Bene, vi ringrazio, termino l'audizione. Grazie, arrivederci. Grazie Presidente. Arrivederci.